Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere questo nuovo video che vi ho portato anche ieri sera con una live. Ricordo che per fare questi outfit con la modalità creatore si perderanno tutti gli outfit del personaggio principale. Quindi indossate il completo che più vi piace in modo tale da poterlo risalvare una volta ritornati nell'online col personaggio maschile. Ora andiamo sull'online, andiamo a cambia personaggio e andiamo a selezionare il secondo personaggio che dovrà essere uomo. Come vedete io ce l'ho donna, quindi andiamo sul secondo personaggio, selezioniamolo e andiamo a farlo diventare uomo. Prima di cominciare con il video, come sempre vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del Team Glitch che troverete sotto in descrizione. E di iscrivervi ai canali Telegram che troverete sempre nelle descrizioni per essere sempre aggiornati su Glitch. O magari per trovare aiuto per fare missioni e colpi vari. Una volta tornati nell'online, ragazzi, dirigetevi in un negozio di abbigliamento qualunque e ora andate ad indossare tutti i componenti che vedrete nel video. Seguite il video passo passo e vi assicuro che l'outfit vi riuscirà tranquillamente. Ora, una volta salvato anche l'ultimo appunto outfit, andiamo sull'online, modalità creatore, e andiamo a creare una gara. Se non sapete come farla, guardate sempre il video e capirete come fare. È veramente semplice comunque, ragazzi.
Una volta terminata la gara, confermate questo messaggio nero che vi esce. Ora andate su Option Online e andate su Seleziona personaggio. Una volta nella selezione del personaggio, solito procedimento che si fa sempre, andiamo a selezionare appunto il personaggio maschile, quindi il secondo personaggio, e eliminiamolo. Una volta eliminato, ragazzi, gli outfit che abbiamo creato con lui si trasferiranno automaticamente su quello della donna. Una volta rispawnati nell'online, ragazzi, dovrete andare o in un negozio di abbigliamento al vostro guardaroba per comprare il bikini nero e comprare le scarpe dell'Arena War che vedrete nel video. Ora andiamo appunto al guardaroba, dovrete comprare, se non ce l'avete, questo bikini qua, questo nero, e dovrete prendere delle scarpe dell'Arena War. Quelle che vi piacciono di più, poi alla fine indifferenti, io le ho messe nere perché mi sembravano più adatte. Ora andate su Option Online e andate ad avviare la missione Sbirro Corrotto. Una volta che avrete avviato la missione, ragazzi, e sarete nella lobby, dovrete andare su Abbigliamento e mettere in possesso, mi raccomando. Ora fatevi aiutare da un vostro amico. Io mi sono fatto aiutare dal mio amico Salvuccio BSS della Crew JDM, che ringrazio tantissimo, perché se no veramente stavo qui le ore ad aspettare. Una volta che il vostro amico sarà entrato, andrete a finire diciamo nella schermata secondaria prima di far partire la missione. Quindi, come vedrete, saremo su questa schermata, andiamo su Completi in possesso, schippiamo la freccetta verso destra 2 volte ed ecco qui l'outfit con il personaggio femminile con le tette di fuori. Quindi facciamo partire la missione. Una volta che la missione sarà partita, dovrete premere il menu interazione, andare su accessori ed indossare l'auricolare. Se non ce l'avete, andatela a comprare, si compra al negozio di armi. Poi, una volta messo, andate su luci vestiario e dovrete tenere premuta la freccia verso destra per più o meno 20 secondi. E una volta fatto, andate anche su umore giocatore e fate la stessa cosa, quindi tenete premuta la freccia per 20 secondi. Ora ragazzi, dovremmo sospendere l'applicazione, quindi andiamo ad avviare Spotify o YouTube, quello che volete, e una volta sospesa torniamo in GTA Online e vi uscirà questo messaggio nero, accettatelo e tornerete in GTA Online e vi sarete portato l'outfit della donna con appunto le tette di fuori.
Una volta tornati nell'online, ragazzi, come vedete, ci siamo portato l'outfit. Spero il video vi sia piaciuto, ragazzi. Ringrazio ancora il mio amico Salvuccio BSS che mi ha dato una mano e non mi ha fatto attendere le ore nella speranza che entrasse qualcuno nella missione. Lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale. Passate per i canali del Team Glitch che troverete sotto in descrizione. E noi ci vediamo alla prossima. Bella per tutti.